Buongiorno, buon fine settimana a voi tutti, cari sostenitori del mio canale YouTube e anche dei miei social Facebook e Instagram. Come vedete dall'immagine di video copertina, parliamo di quest'oggi dell'evento speciale pay-per-view della All Elite Wrestling Revolution edizione 2022, è la terza edizione di Revolution. Come preannunciato da me, credo ieri o massimo 2 giorni fa su Facebook. Allora, innanzitutto, come vediamo anche dal poster, insomma, c'è ormai la All Elite, un roster ricco, ricchissimo di grandi superstar. I match in programma sono ben 12, cari amici, ma 3 ovviamente ci saranno nel buy-in, che sarebbe il pre-show della All Elite, che credo andrà in forma gratuita sul canale ufficiale YouTube della federazione di Tony Khan, che tra l'altro nell'ultima puntata di Dynamite ha annunciato l'acquisizione dei diritti della Ring of Honor, e già si pensa che Tony potrebbe dare in un qual modo fastidio alla WWE nel weekend di WrestleMania. Allora, come vedo qui dalla scheda, abbiamo per il buy-in Hook QT Marshall. Beh, pronostico, penso va tutto a favore di Hook, questo giovane talento in rampa di lancio. Leila Isk, Chris Statlander, ma questo io darei la vittoria alla Statlander. Poi abbiamo l'ultimo match, che però non sappiamo se sarà effettivamente l'ultimo del buy-in, il primo, il secondo, l'Angel Black, Malakai Black, Brody King, l'ex Buddy Murphy in WWE, ovvero Buddy Matthews, contro la Death Triangle, che sarebbe Pac, Penta Oscura, ed Eric Redbird. Anche lui ex WWE, che si chiamava Eric Rowan, con l'assistenza di Alexa Brantes in un 3 contro 3. Questo è molto interessante, chissà se i Death Triangle riusciranno a prevalere. Poi main show, ovvero show principale, con ben 9 match ricchi ricchissimi. Per il secondo titolo femminile, il TBS Championship, Jade Cargill proverà a mantenere la difesa titolata contro Taya Conti, anche questa ex WWE. Poi abbiamo Lefo, Andrade Lidl, Matardi, Isai, Cassidy contro Darby Allin, Sammy Guevara, Sting, Six Man Tornado Tag Team. E diciamo che è molto molto intrigante questa sfida. Chissà se Allin, Sami e Sting riusciranno a battere l'EIFO. Poi il 3-way tag team per i titoli mondiali di Coppa, Jurassic Express, Jungle Boy, Luchasaurus contro il Re Dragon, Bobby Fish e Kyle O'Reilly, anche loro entrambi ex WWE, contro i Young Bucks, Matt e Nick Jackson. Qui è molto interessante, chissà, mi viene un mezzo pensiero, se per caso riusciranno a conquistare i titoli Red Dragon, ovvero Bobby Fish e Kyle O'Reilly. Poi, altro incontro, questo sono proprio due ghiotte occasioni, appunto ex WWE, John Moxley, aka Dean Ambrose contro Brian Danielson, aka Daniel Bryan. E qui, beh, io dico Brian Danielson, ma l'esito è tutto incerto, anche perché la rivalità sicuramente non finirà qui. Jericho contro Eddie Kingston, qui certo Jericho rappresenta la old school, Eddie la gioventù, vedremo, può darsi che Eddie riuscirà a prevalere.
E poi la Face of the Revolution Ladder Match per una futura opportunità titolata per il titolo TNT, Keith Lee ex WWE, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, Wardlow e Chris Cage. Qui abbiamo nomi molto molto interessanti. Vedremo. Ho letto su Facebook qualcuno pronostica Wardlow, può essere, vedere, anche se c'è comunque, insomma, tutti i nomi qui in questo ladder match sono molto molto forti, staremo a vedere. Poi la dottoressa Britt Baker DMD, che forse credo nella vita reale dovrebbe essere la moglie di Adam Cole, protagonista che poi sarà nella sfida che chiuderà il pay per view contro Eggman e Adam Page. Dicevamo, la Britt Baker difenderà il titolo mondiale a Elite Women Championship contro Thunder Rosa. Vedremo se la Britt Baker riuscirà a mantenere la corona. CM Punk MJF Dog Collar Match, questo match che sicuramente credo che è un po' per i cuori forti, perché insomma avremo crudeltà non venire, crudeltà è molto cruento, e quindi già nel segmento dell'ultima puntata di Dynamite abbiamo visto quando MJF ha fatto a CM Punk. E quindi, ma io tifo CM Punk anche perché ci sarebbe tutta una rivincita dopo la sconfitta più o meno potremmo dire meritata del Chicago Boys contro MJF in una puntata di Dynamite. E poi chiudiamo con Eggman Adam Page contro Adam Cole per il titolo mondiale massimo maschile Championship. Eggman Adam Page contro Adam Cole. Qui ovviamente è tutto da verificare, perché Adam Page ovviamente vorrà difendere il suo regno titolato, però occhio, occhio ad Adam Cole. Quindi insomma un bel pay per view. Però sappiamo che è ovvio, il mondo del pro wrestling è ricco, ricchissimo, se parliamo di America o parliamo in generale. Infatti vi tengo già a preannunciare la prossima settimana, sperando che la linea internet connessione di casa non crei screzi e scherzi, visto che negli ultimi tempi stanno tappezzando la città di Trani di lavori stradali. E avremo, vi dico subito, l'11 marzo, venerdì prossimo, data ufficiale di debutto del nuovo capitolo WWE 2K22 su diverse console. Avremo il video ufficiale dove presenterò in tutto e per tutto il videogame, che sicuramente credo farà molto scalpore, molto successo in positivo. E poi avremo, credo, martedì, penso martedì, massimo mercoledì, un videoclip dove andremo a dare un primo sguardo sulla card momentanea attuale delle Two Stupendous Night of WrestleMania 38, dove la WWE si appresta a fare qualcosa davvero di spettacolare e speciale. A me non mi resta quindi che salutarvi, noi ci vediamo alle prossime occasioni. Mi raccomando, sempre sui soliti canali YouTube, Facebook e Instagram. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!